Gentili amiche e amici che ci seguite da casa, un caro saluto al vostro Marco Pareti ed Alessandro Mastrini che cura queste immagini. Con le nostre telecamere oggi vi abbiamo portato a Foligno, come testimonia il bellissimo Palazzo Trinci alle mie spalle, dove è in atto una manifestazione, Foligno Made Art 2021, dove si parla di mode e di design artigianale e artistico di elevato livello, sempre legato al mondo della moda. Dentro ci sono degli espositori, ci saranno degli eventi, ci saranno sfilate di moda, ma andiamo a sentire i diretti interessati. Maggie, oggi qui a Palazzo Trinci tu proponi un tuo stile e proprio le tue ultime creazioni. Sì, esattamente. Quello che propongo è il mio brand, una fenice ad ali spiegate, e rappresenta l'energia e la vitalità delle donne che non hanno età, che possono indossare tranquillamente uno stile, recuperando anche capi vintage dall'armadio, rendendoli originali e nuovi, e soprattutto anche attraverso l'uso degli accessori. Infatti a Palazzo Trinci ci sarà il mio défilé e verrà presentata questa nuova collezione dedicata il jeans, dedita comunque a quello che è la borsetta di Maggie, che è una borsetta molto particolare fatta con materiale da recupero e dove si sono uniti i due stili di un artista e di un illustratore grafico, quindi c'è non solo stile ma c'è anche arte e moda. E, i miei capi sono dei capi autentici, veri, vissuti, che tutte le donne, indipendentemente dall'età, possono indossare, e questo è quello che dimostreremo questa sera nel défilé. E i colori, la gioia, l'attenzione a tutto quello che è di pastello che ti offre la natura. Sì, i colori sono fondamentali perché ogni colore esprime un'essenza e ogni colore ha una preferenza anche in noi stessi, quindi è bene dipingere con una tela bianca ma colorarla con tutti i colori possibili e immaginabili. Cosa rappresenta questa edizione qui a Foligno in Palazzo Trinci? Beh, sicuramente è un'edizione di ripartenza dopo un periodo di grande fermo. Sono comunque reduci anche dal Pitti, che è stata un'altra grande testimonianza che si è avuta nella piazza appunto della Fortezza d'Abasso, e c'è proprio la voglia di rinascere, la voglia di emergere, la voglia del colore e la voglia appunto di vederci, ma di far capire che non è solo un mondo tecnologico, ma il mondo è fatto anche di toccare, di vedere e di sentire, quindi quello che ci immagina l'arte è qualcosa che va al di là di noi stessi. Tu hai questi bellissimi copricapi, hai questi bellissimi accessori coordinati di moda, ma c'è anche dietro di te un cappello molto particolare, ce lo racconti? Sì, allora questo è un copricapo che nasce per il mare, ma in realtà io l'ho trasformato da un copricapo in cocktail, quindi sarà abbinato ad un abito e questa sera lo vedremo sfilare, ha una grande ampiezza, fa anche molta ombra, per cui si può portare benissimo in diverse situazioni. Insomma, i capi che presento sono molto poliedrici, cioè l'outfit è importante, ma cambiando alcune cose e assemblandone altre, il capo diventa nuovo e quindi genera un outfit nuovo pronto per essere sempre al top. Rosella Aristei, artista che lavora con la ceramica, qui a Palazzo Trinci, a Foligno, in queste meravigliose opere d'arte. È un gran piacere intanto essere qui a Palazzo Trinci, perché veramente questo è un omaggio alla bellezza, alla storia, quella grande bellezza e quella grande cultura che abbiamo in Italia così diffusa. Quindi essere qui sembra quasi un privilegio essere io con le mie ceramiche, come persona appassionata d'arte che si diletta a creare. E nel mio percorso creativo ho incrociato anche la ceramica, che è diventata una grande passione, e sia dalla ceramica prima già confezionata da me decorata, sia ultimamente dalla ceramica da me creata. Quindi un altro nuovo obiettivo che sto cercando di coltivare, e
E diciamo che i primi passi mi promettono bene, almeno a me stessa. E quindi con soddisfazione ho accettato anche l'opportunità di essere qui, portando alcuni esempi dei miei lavori. Tra questi esempi che porrò, tutti molto belli, qual è quello dove sei più affezionata? Dunque, ce ne sono vari. Ovviamente ultimamente è il lavoro creato da me, che sta qui, che è una ciotola molto spiritosa, io le chiamo Capricci d'artista, che è stata interamente composta da me e poi decorata con la tecnica della serigrafia di pezzi dei miei quadri, e quindi ci tengo tantissimo. E il tuo prossimo capriccio progettuale? Dunque, intanto creare una mia linea appunto di capricci d'artista, e poi ho approcciato anche la pittura sulla base di Cotto, diciamo, e qui c'è un primo esempio che mi ha gratificato perché ritengo sia riuscito bene, e quindi cominciare l'avventura della pittura su ceramica. Maggie, c'è questa manifestazione a Palazzo Strinci dove ci sono delle persone molto particolari e non passano inosservate, a parte la tua bellezza, la tua eleganza, ma questi due signori vicini a noi chi sono? Perché sono molto particolari, dici un po'. Allora, questi bellissimi ragazzi, lo diciamo così alla romagnola, ragazzi, sono l'artigiano dei Dandy e il Dandy Vintage, che fanno parte della nostra cerchia, diciamo, di amici che si ritrovano il 2 e 3 ottobre ad Arezzo presso il Dandy Days. Il Dandy Days ce lo facciamo raccontare da Augusto, Augusto, allora passo qui, che poi ci sono anche delle cose particolari. Augusto, che ci fai con sta valigia, tu che sei un dandy? È un modo per essere visto un po' personaggio, un modo per rappresentare anche l'eleganza di un tempo che fu, attualizzarla, quindi un modo per riportare a attualizzare certe cose che una volta venivano usate. Ma essere dandy cosa vuol dire? Ma sicuramente è un modo di essere eleganti, non solamente nel look, nel vestire, ma anche nel modo di essere. Ma una domanda alla Marzullo, ma dandy ci si nasce o ci si diventa? Sicuramente ci deve essere una predisposizione, però anche chi non ci nasce ci può diventare, basta avere un po' di buon gusto, un po' di voglia anche di magari stupire, di non seguire tutti la stessa strada, e è possibile diventare dentro. E te quando ti sei accorto che sei... Grazie al mio amico Daniele che mi ha coinvolto in questa sua attività, anche grazie a Claudia e della mitica Maggie Style. Alla Maggie Style. Piano piano mi hanno introdotto in questo mondo e mi sono accorto che comunque aprendo l'armadio trovavo sempre oggetti che potevano essere adatti per il mondo dandy, quindi piano piano, un passo alla volta, ci stiamo divertendo. Ma questo cappello, questo vestito, anche il colore, la valigia, la pipa, il fazzolettino, la collana, cioè tutto? Il problema è che sono tutte cose mie che compro a prescindere dal dandy, quindi è... E bisogna saperla armonizzare. Sì, infatti il bello è quello lì, riuscire comunque a trovare oggetti che apparentemente non sono compatibili, comunque riuscire a indossarli con semplicità e con stile ed eleganza. Laura Solis, organizzatrice dell'evento Foligno Medi Art 2021, che si tiene qui a Palazzo Trinci. Sì, grazie, buonasera a tutti quanti. Allora, Foligno Made Art, questa è la seconda edizione, perché Foligno ci ha accolto lo scorso agosto per la prima volta con questo Festival della Moda e del Design Artigianale. E è un festival che raccoglie l'artigianato di varie categorie, perché abbiamo il tessile, l'orafo, il design e il complemento di arredo, tutto creato da artigiani, creativi, persone che si dedicano completamente alla lavorazione del Made in Italy. E bisogna chiaramente insistere, no? Adesso più che mai, per rilanciare il Made in Italy dopo l'anno che abbiamo trascorso. E qui vediamo che ci sono sia umbri ma anche che provengono da altre regioni. Sì, diciamo, questo è il mio lavoro, perché io sono 23 anni che faccio questo lavoro e ho la mia, diciamo, organizzazione fissa a Roma.
Io organizzo con Officine Creative, questo è il nome dell'associazione, un evento molto bello a Palazzo Colonna nel centro storico di Roma, dove tutto l'anno io raduno il meglio, i migliori artigiani di tutta Italia. Quindi Foligno, perché no, ho detto dall'altro anno, è un'occasione, soprattutto perché parliamo sempre di location splendide come queste, Palazzo Trinci, e di città bellissime come Foligno. Senti Augusto, tu sei qui una colonna da queste parti, dall'altra parte, verso Sila, c'è un'altra colonna, ma anche lui è dandy? Anche lui è un dandy che sta intraprendendo la strada, però è un dandy inside, quindi è un, diciamo, è un dandy sul nascere. Ci sono work in progress? Work in progress, esatto. Allora andiamo a sentire cosa dice il dandy teorico, che può essere una crisalide? Assolutamente sì, siamo tutti figli della Maggie Style. Oh, Maggie, sei mamma di tanti, ha detto, sicuramente nel verso di un complimento. Come Pippo e Baudo, t'ho scoperto io. Molto bene. Allora, Maggie, introduci quest'altro work in progress come dandy che si sta costituendo. Ancora non è consapevole di essere un artigiano dandy, ma Augusto ha sentenziato. No, ma è consapevole, ancora è chiuso, sta elaborando, però già con i suoi prodotti è consapevole che comunque è un dandy anche lui, perché un dandy non è solo l'aspetto appunto esteriore, ma è anche l'aspetto interiore dell'animo, quindi quello forse fa più dandy del presentarsi, e lui lì c'è al 100%. Bene, allora chiudiamo così l'intervista, perché tanto lui non si fa altre cose, vi salutiamo perché l'hanno presentato, ma in realtà gli diamo l'ultima parola prima della sentenza, no? Di questa cosa, permesso. Allora, Daniele, abbiamo scherzato un po' su questa cosa, ma ovviamente tu sei anche molto attento nel tuo look, nel tuo vestire, nella tua ricercatezza. Qualcuno già ti identifica come dandy, ma tu vedo che non sei esattamente su quella stessa linea. No, assolutamente, lascio a loro la passerella, le copertine, io voglio stare dietro, voglio dare loro gli articoli, perché voglio che mostrino la mia merce, ed è per loro che lo faccio questo lavoro. Quindi non sono un dandy, ma sono un artigiano. Oh, artigiano, di cosa ti occupi? Beh, io ho un'azienda ad Arezzo, sono amministratore unico di un'azienda che si chiama Mix SRL, e siamo nel settore da ormai tanti anni, e abbiamo un laboratorio dove produciamo articoli made in Italy, partendo dalle pietre come indossiamo al collo in questo momento, oppure realizzando articoli in legno di recupero, prendendo del legno da vecchie lavorazioni, lavorandole e realizzando gioielli, appunto, che poi dopo vendiamo nei mercati esteri, e per divertimento rivestiamo anche i polsi degli amici dandy. E quindi fai accessori per abbigliamento? Assolutamente sì, accessori che si possono prestare bene, insomma, sia per il polso che per... Anche per i dandy? Anche per i dandy, no. Per chiunque, ma anche per i dandy. Assolutamente. Ma chi volesse prendere un tuo, diciamo, gioiello e accessorio, dove tu hai uno shop line o dove come si fa? Mi contatta su Instagram, dove sono #mixsrl, oppure su Facebook, su Niccolini Daniele, e lì può trovare, insomma, mi contatta, e da lì da cosa nasce cosa, insomma. Noi principalmente serviamo grossisti. Poi per divertimento faccio negozianti, e poi per divertimento ancora il sabato e la domenica mi diverto a fare questa manifestazione con questi amici. Che bello, lavorare divertendosi. Assolutamente sì, durante la settimana facciamo fatica, ma il fine settimana no, ci divertiamo, andiamo via dalla famiglia e veniamo con gli amici e divertiamoci. Allora, simbolicamente, Maggie, gli diamo la valigia a Daniele, così potrebbe andare via. Daniele, ciao Daniele, ciao. Allora, salutiamo Daniele, ciao Daniele. Ciao.